La variante DC pone una domanda di fondo al lettore: che fine ha fatto la DC? Ed è davvero scomparsa? Questo libro si vende bene? Lo faremo alla fine il conto. Intanto giriamo tante città e raccogliamo attenzioni che un tempo non avremmo sospettato. Una volta la DC era passata di moda, a quanto pare sta tornando. Ecco, qual è il lettore medio, l'acquirente di questo libro? Un nostalgico, un cercatore di nuove verità? Tanti giovanissimi che hanno sentito parlare della DC e vogliono sapere com'è sparita, cosa è successo, perché un partito che governava l'Italia da decenni è finito senza un motivo preciso, o con tanti motivi che il libro cerca di indagare. Qual è il capitolo che viene accolto con maggiore interesse? Quello finale, quello più triste, quello che riporta il racconto di Martinazzoli, che parlando con me al telefono disse: il seme del popolarismo rifiorirà, ma io non lo vedrò e forse nemmeno tu. Perché la balena bianca, quando si è spiaggiata, diciamo tra virgolette, non è riuscita poi a ritrovare se stessa e ritornare in mare? Perché ha scelto una legge elettorale maggioritaria che imponeva di stare o di qua o di là, invece si è messa in mezzo ed è stata travolta. E adesso in che direzione si va? Non tornerà la DC, ma una buona destra e una buona sinistra dovranno essere un po' democristiane. Chi vuole guidare il paese deve ordinare il doppio petto democristiano e, se è donna, un tailleur. Lei a suo tempo si è molto impegnato per riportare in mare la balena bianca, come si chiamava. Qual è stato l'ostacolo più difficile da superare? In un certo senso la vecchia classe dirigente democristiana, ma non solo la vecchia classe dirigente democristiana, la vecchia classe dirigente del paese in generale, perché in Italia la politica da tempo era abituata a conquistare il consenso distribuendo favori, non necessariamente favori clientelari, anche favori a favore di categorie o di gruppi. Veniva un tempo in cui invece erano necessarie grandi riforme, era necessaria una visione di lungo periodo. E una classe dirigente adeguata non c'era, quella vecchia non c'era, e non siamo riusciti a mobilitarne una nuova, giovane. E l'analisi storica di Gianfranco Rotondi ci racconta anche di un lucido irriducibile che rifiutò di arrendersi. Quando invece si poteva fermare la decisione sbagliata, ora possiamo dire, di sciogliere la DC, ci fu un solo voto contrario nel Consiglio nazionale, che fu quello di Rimo Gasperi. Tutti i maggiorenti democristiani applaudirono Martinazzoli, Gasperi votò contro,